Hai dormito stanotte? C'ha caldo. Sei agitato? Un pochino sì. E quale autore ti aspetti? Ma è D'Annunzio, proprio. Il tema di attualità? Non lo so, il terremoto è un po' scontato, quindi però il Titanic almeno è più facile da sapere. Abbastanza. Cosa ti aspetti? Ma aspetto di sudare. Qualche autore preferito? Giovanni Verga. Un po', sì, c'è un po' di agitazione, però si cerca di stare tranquilli. Hai dormito stanotte? Sì, abbastanza. Sì, ho dormito abbastanza, però ormai è arrivato il giorno, bisogna affrontarlo. Quindi diamo tutto dentro. Speranze, cosa speri di vedere? Ma spero Pascoli o Titanic, Paolo Borsellino. Presidente, è tesa? Direi di no, direi in ansia per i ragazzi, perché comunque siamo in una situazione di esame e speriamo che tutto quanto è partito con qualche difficoltà proceda al meglio e ci auspichiamo che le prove avvengano nella massima serenità, che è il nostro intento. Senta, nel momento in cui si scarica questo codice cosa avviene? Scaricato questo codice, lavoreremo con un doppio codice del Ministero e della Commissione specifica. Assemblati i due codici, speriamo, avere le prove. È andata? È andata bene, è andata anche con una bella velocità, nel giro di 2 minuti siamo riusciti a far risparmiare allo Stato tanti costi di carabinieri, plichi telematici e quant'altro, ed avere le prove d'esame immediatamente, con un risparmio di tempo anche rispetto agli scorsi anni. Però c'è stata un po' di tensione. C'è stata un po' di tensione, sempre nelle novità c'è tensione e sempre quando dipendiamo magari non tanto dalla forbice che taglia il picco dei carabinieri quanto dalle macchine, dalle strutture anche informatiche. La prova può avere inizio? La prova ha inizio per tutte le classi.